Galatina2000.com, Piero De Matteis, e in occasione della 59esima edizione della Mostra Mercato di Galatina abbiamo con noi il dottor Gaetano Portoghese, responsabile di Publivela, che da 3 anni organizza l'evento. Dottore, ci può parlare come quest'anno si presenta la fiera? Sì, quest'anno la campionaria, così come da progetto industriale presentato all'ente fiera, si presenta con delle aree tematiche all'interno, quindi non solo esposizione così messa per puro caso, ma per aree tematiche. Quindi abbiamo il settore sugli esterni, il settore agricoltura, movimento terra e veicoli industriali, mentre all'interno abbiamo l'artigianato nel padiglione blu insieme alla casa, e nel padiglione rosso ospitiamo 2 rassegne importanti. Una è Ecorinnova, che è la settoriale per le fonti rinnovabili. Parliamo di ecologia, parliamo di fotovoltaico, eolico, biomasse, caldaie a doppia combustione, tutto ciò che serve in questo periodo di crisi e di petrolio alle stelle. Vedete che le borse vanno giù, quindi non possiamo non fare a meno di pensare a una produzione di energia alternativa al petrolio. La seconda rassegna è Cibi e Luoghi, è un percorso turistico e enogastronomico. Il visitatore potrà degustare dei cibi locali, le cesima, pugliese, come i campani siciliani, e anche gustare con gli occhi le realtà salentine presenti sul territorio, come agriturismo, come masserie. Più o meno, diciamo, la manifestazione dei Cibi e Luoghi si presenta con circa 40 aziende e Ecorinnova all'incirca 50. Tutto il resto è campionaria, quindi parliamo anche di articoli che riguardano, non so, il movimento persone, quindi autoveicolo, camper, arredamento da giardino, piscine, e tutta una serie di articoli che si inquadrano nel reparto generale della campionaria. Gli espositori vengono da tutta Italia, la fiera ha l'ambizione di entrare nel circuito nazionale, come rispondono le aziende locali? Ecco, ha detto bene l'ambizione, anche se purtroppo dobbiamo registrare che questa era una fiera nazionale, poi è stata col passare del tempo declassata a salone regionale. Noi possiamo dire l'esperienza personale nostra: 3 anni fa questa era una fiera campionaria con una cinquantina di aziende, quindi significa con un indice di gradimento molto basso. Noi in 3 anni siamo riusciti a rimettere in carreggiata come una vecchia auto che si è fermata, quindi siamo riusciti a farla ripartire, ma la strada è molto lunga. Per riavere il titolo di salone nazionale servono dei numeri importanti. Noi siamo passati da 50 aziende il primo anno del nostro ingresso, adesso sono 220. La qualità delle aziende si è fortemente alzata, quindi non solo reparto commerciale come era all'inizio, ma anche produttori che provengono non solo dalla Puglia ma anche da fuori. Rispondono bene, è chiaro che le aspettative adesso sono tante. A fine fiera si cominceranno a tirare le somme e vedere che tipo di risposta. Il territorio salentino permette la crescita. Bisogna essere organizzati e bisogna saper offrire il prodotto di qualità e non solo la quantità. Quindi un prodotto offerto da professionisti che conoscono il mercato e sanno il fatto loro. Dottor Portoghese, l'ultima domanda, una previsione per il futuro, per la Mostra Mercato di Galatina? Per noi il lavoro si ferma qui, perché questo è l'ultimo anno di gestione, quindi riconsegniamo la fiera nelle mani di Fiera Salento Spa. Dicevo ieri, abbiamo preso un bambinetto e riconsegniamo un ometto. Adesso le previsioni, se si continua su questa strada del risanamento, della costruzione, le previsioni sono buone.
Il problema è chi verrà dopo dovrà continuare il tragitto che abbiamo segnato. È impensabile ricominciare tutto da capo, perché significa rifare male. Dico male perché le aziende adesso vedono nella Publivela un'azienda che ha fatto qualcosa di buono. Non li dobbiamo scoraggiare, però sa benissimo che questi sono discorsi che noi facciamo e che possono essere anche confusi come discorsi di parte. Noi che organizziamo fiere, ma abbiamo anche altri eventi tipo Promessi Sposi, tipo la fiera di Natale, sono eventi di successo, sappiamo quello che c'è dietro, sappiamo che non si può essere improvvisati, bisogna rispettare, bisogna tracciare un percorso e portarlo a termine consolidando il mercato, perché se questo non avviene l'indice di turnover nelle fiere diventa al 100%, perché non dà risultati. Ringraziamo il dottor Gaetano Portoghese per la cortese intervista. Di Matteis per Gratina2000.com.